Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto nel nuovo studio di Gastube Drums. Questo sarà un video che sinceramente non pensavo neanche di fare, ma ho talmente voglia di farvi sentire, farvi vedere lo studio Gastube Drums, che oggi, che praticamente vado a fare una prova audio di questa stanza, perché ho già suonato la batteria, ma non l'ho ancora registrata, quindi ho detto, allora, facciamo una cosa. Registriamo tutto e poi magari viene fuori un video in cui sento per la prima volta cosa succede in questa stanza, come suona questa stanza nel momento in cui vado a mettere i microfoni. Quindi questo è, voglio farvi vedere lo studio, voglio farvi vedere alcune angolazioni, intanto provo un po' il video, un po' l'audio, un po' di cose. Questo è un video di prova, ma ragazzi, sono troppo gasato. Quindi che il video di prova abbia inizio, fatemi sapere nei commenti se vi piace questo nuovo studio, iscrivetevi mi raccomando se ancora non siete iscritti, cliccate campanella, fate tutte cose e partiamo con la sigla. Poi ci spostiamo di là. Ok, molto 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 bene, ci siamo, abbiamo cambiato angolazione, siamo sempre nella stessa stanza ma la camera è dall'altra parte praticamente. Come potete vedere qui ho lasciato la mia vecchia lucetta, fatemi sapere anche questa cosa ne pensate, se vi piace, mi piace sta roba che sia, faccia un po' di blu questa cosa del colore, vabbè. Comunque, detto questo, non siamo qui per quello ma siamo qui per suonare e sentire come suona la batteria. Tra l'altro sarete i primi in realtà a sentire veramente come suona, perché io la sento acusticamente ma non sento cosa registro nei microfoni, lo sentirò poi dopo quando ci sposteremo di là. Ma bando alle ciance, sono pronto per suonare. Allora, non ve l'ho detto prima, ma quello che avete sentito, forse ve lo scriverò mentre suono, ma comunque ve lo dico lo stesso, quello che avete sentito è completamente senza mix, senza plugin, senza niente, quindi batteria nuda e cruda come esce dai microfoni in questa stanza. Batteria che nella stanza l'ho già sentita, senza l'uso di microfoni, registrazioni, eccetera. Mi piace molto, completamente diversa, devo dire, la percezione delle orecchie rispetto allo studio vecchio, perché in studio vecchio era molto più asciutto, quindi la batteria aveva molto meno riverbero. Qui ne ha un po' di più, infatti, vabbè, non ho fatto io la questione di pannelli, eccetera, ma sono venuti degli esperti e mi hanno detto, ok, per la batteria ci va un riverbero di tot secondi, millisecondi, non ricordo. Comunque mi hanno detto, fai così. Infatti, effettivamente devo dire che la batteria suona molto bene nella stanza. C'è il riverbero, ma ce n'è da batteria, quindi mi piace molto di più rispetto a quando era tanto tanto più asciutta. Quindi allora basta, poso le bacchette, vado di là in regia, quindi vedrete anche voi al computer con me e sento finalmente come suona questa batteria. Eccoci qua, siamo arrivati in regia e ho già il progetto Logic davanti con tutto quanto quello che abbiamo registrato. Ovviamente non dovrete vedere tutto da computer così, ma avete, come state vedendo adesso, la schermata del computer. E allora, la cosa è sentire, non c'è molto da fare perché sono veramente curioso. Non ho ancora sentito niente di quello che ho suonato, giuro. Andiamo. Thank you.
Oh, raga, a me piace un sacco. Vi giuro che mi piace un sacco. Primo ascolto così, veramente funziona. Funziona, sono contento, funziona. Era un po' agitatino, devo dire, perché... Boh, quell'agitazione bella, ma anche un po' di agitazione vera, nel senso, se non funziona cosa faccio? Ma direi che acustico ha fatto un buon lavoro. Quindi facciamo così, adesso proviamo a mixarlo un pochino. Non sto qui a farvi vedere tutto il mix, velocizzerò un po', ma vi metto qui. Mixo la batteria, per come so fare io, non sono un fonico, ma per come so fare io, e poi la riascoltiamo. Eccoci qua, fatto. Ci ho messo, adesso guardavo quanto l'orario, ci ho messo un quarto d'ora, quindi una cosa proprio un po' così, giusto per capire come funziona, e ascoltiamo il mix. Ve lo faccio ascoltare non su Logic, ma io guardo su Logic, voi ascoltatelo mentre risuono di là, cioè vi faccio rivedere il video che ho fatto prima ma mixato, un po' un'altra roba rispetto a vedere il computer così e basta. Andiamo. Beh, direi decisamente un'altra roba. Mi raccomando, qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate di quello prima e di quello mixato. Molto bene, ragazzi, quindi come vi sembra questo studio? Come vi sembra visivamente? Come vi sembra come audio? Sinceramente a me piace molto, devo dire che mi piace di più l'audio rispetto a quello nello studio vecchio, anche perché, vabbè, per una batteria, il fatto di avere uno spazio così grande, il fatto di aver gestito il suono, non io in prima persona con dei pannelli fatti a caso, ma con tutti questi pannelli che ci sono di qua, che ci sono sul soffitto, poi ovviamente vi farò un video anche dedicato a tutto lo studio, quindi a come sono i pannelli, a come ho fatto lo studio, a come ho fatto quella parete blu che vedete lì che non c'era ancora. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti che ne pensate. Spero che questo video prova vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Oh, no, in realtà utile non credo che vi sia stato, ma è sicuramente stato utile per me per vedere un po' come funziona tutto questo nuovo posto, nuovo studio. Sono gasatissimo, non vedo l'ora di cominciare a creare video qui dentro. Il primo l'ho già creato, che è questo qua, ma era un video un po' così tra amici, diciamo. E quindi ci vediamo nei prossimi video, da adesso qui e di là, perché le stanze sono due. E niente, ragazzi, vi saluto e appunto ci vediamo nei prossimi video. Ciao!